Saluto. Chi? Chi. Buonasera. Do you like story? Ti piacciono i racconti? Sì. Sedete. Ok, allora sedetevi, abbiamo incrociato adesso. Allora, il maestro sa che voi vi allenate intensamente. E questa storia è un racconto molto importante che vi aiuterà tanto. Once upon a time in China. C'è una volta, tanto tempo fa in Cina, that's an old man, 19 years old. C'era una persona molto anziana che aveva 90 anni. So when he need to go to buy something, he need to pass the two big mountains. Allora, c'era questa persona anziana che aveva 90 anni e ogni volta che lui doveva comprare qualcosa doveva superare due montagne, eh? Cioè proprio due catene montuose. It's very hard for him every time climb two mountains to buy something. E quindi per lui era molto molto duro, molto difficile, perché ogni volta per comprare qualcosa doveva arrampicarsi le due montagne e comprare qualcosa. So he decided to call all his family. Allora lui decise di chiamare tutta la sua famiglia, quindi i nipoti, i figli, e andarono tutti quanti da lui. And the whole village, everybody come together. E quindi tutti quelli, anche quelli del villaggio, del paese, andavano da lui ad ascoltarlo. He tell everybody, when we go out to buy vegetable, buy food, it's very difficult. There's a two mountain in front of us. E appunto disse, ogni volta che dobbiamo comprare della verdura, dobbiamo fare delle compere, diventa molto difficile perché abbiamo due montagne davanti a noi. And he said, I want to tell everybody we are going to move the mountain. E quindi io chiedo a tutti quanti voi, disse il nonno, di togliere queste montagne. Quindi cerchiamo di spostare queste montagne. Everybody laughed. E quindi tutti gli abitanti del villaggio scoppiarono in una grande risata. How can you move the mountain? You're old man. E tutti quanti dissero, ma com'è possibile spostare due montagne? Cioè tu sei un uomo anziano, un bravo lunga. So they call foolish old man. E quindi gli abitanti del villaggio lo chiamarono il vecchio pazzo. And old man said, yes, I'm old. I will try my best to move the mountain, but I also have children. Dice, sì, io lo so, sono vecchio, quindi io sto cercando di aiutarvi per rimuovere queste montagne, però non sono da solo, con me ci sono anche dei bambini che mi possono aiutare. And my children also have children. E quindi i miei figli hanno anche loro dei figli, quindi c'è i nipoti, quindi ci sono tante persone che possono aiutare. So, and when I die, quando morirò, my children will carry on. E quando morirò ci saranno i miei figli che porteranno questo lavoro di muovere queste montagne. And then my children die, their children will carry on. Quindi quando moriranno poi i miei figli, ci saranno i miei nipoti che continueranno questo lavoro di spostare le montagne. So people still love him because it's old man. E quindi gli abitanti del villaggio continuavano a ridere perché dicevano, ma questo è quello pazzo. But he don't care, he start to get his shuttle and get his basket and move the mountain. E praticamente lui che cosa fece? Il vecchietto, un giorno dopo, prese un cestino, prese una pala e iniziò a rimuovere queste montagne. And the family start to help, children, grandchildren start to help. E quindi anche la famiglia, anche i loro figli iniziarono con le pale a rimuovere questa montagna. Quindi pian piano, pezzo per volta, day after day.
Quindi giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, in modo costante, gli muovevano la montagna. Month after month. Mese dopo mese, con la pala, rimuovevano la montagna. Year after year. Anni dopo anni, continuavano a rimuovere la montagna. The mountain started to be smaller. E quindi pian piano la montagna iniziò a cedere e quindi diveniva sempre più piccola. And in heaven, that's the emperor. Cosa è successo? Che in cielo c'era l'imperatore. The watched all men. E questo imperatore guardò questo vecchietto. In the beginning, they thought he just joked, just maybe just a few months and he would stop. Allora l'imperatore disse, io questo vecchietto alcuni mesi fa ho visto che iniziava a fare questi lavori, però non pensavo che fosse così costante, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, voleva con questa costanza riusciva a rimuovere queste montagne. But he waited day after day, month after month, year after year, moving the mountain. E in effetti così è successo. Il vecchietto, con l'aiuto dei suoi figli e dei suoi nipoti, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, volevano rimuovere queste montagne. So the emperor in the heaven greatly impressed by him. E quindi l'imperatore all'alto del cielo fu molto impressionato da questo vecchietto. And he has magic. E praticamente l'imperatore disse, mi sa che questo nonno, questa persona anziana, usa la magia. And he looked at those two mountains, money, money, oh! And the mountains, disappeared, moved to a different place. No, in different part of China. The mountain moved to a different part of China. The emperor. Allora, l'imperatore dall'alto del cielo, che aveva visto il grande sforzo, la grande fatica di questo nonno, questa persona anziana, ha detto adesso lo aiutiamo, facciamo un po' di magia. Allora l'imperatore dall'alto è sposta la montagna da un'altra parte. L'imperatore un altro giorno, sempre con un atto di magia, spostò la montagna in un'altra città. So from then the village, two mountains disappear. Everybody can just walk to the market. E quindi all'improvviso si realizzò il desiderio del nonno pazzo, che praticamente le montagne scomparvero e quindi tutti quanti potevano andare a comprare le cose senza superare queste due montagne. So people know if you really work hard, the heaven will help you. E quindi qual è il messaggio? Qual è il messaggio di questo racconto? Qual è il senso di questo racconto? Perché se voi lavorate intensamente, vi impegnate a fare una cosa con tutta la vostra volontà, il cielo vi aiuta. So if you want to do anything, put your heart on it day after day, month after month, year after year, you'll get. Quindi qualsiasi cosa voi vogliate fare, bisogna metterci il cuore in queste cose, ok? Quindi bisogna metterci il cuore, bisogna metterci la passione, bisogna metterci la volontà. E vedete che giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, si riuscite a realizzare questo obiettivo. Do you like the story? È piaciuta la storia? Yes. Racconto? Yes. I like the story too. Okay. So I'm prepared to demonstrate some martial art to you. Allora, adesso il maestro farà una dimostrazione proprio di una tecnica di arte marziale. Do you like it? Mi piace? Yes. It's called cannon fist. Allora,
questa tecnica si chiama allora, questa tecnica si chiama lo stile del cannone, la tecnica del cannone, una tecnica molto potente, va bene? C'è il nome cannone, fa immaginare che è una tecnica molto esplosiva, va bene?